parti con una nuova campagna pubblicitaria per la tua attività. Grazie ai nostri banner e video possiamo permetterti di raggiungere in pochi giorni decine di migliaia di nuovi clienti. E per venire incontro ad ogni tua esigenza abbiamo deciso che il prezzo lo decidi tu. Chiama sin da ora questo numero o scrivi a spot@occhiopavese.it. E riparti con noi, riparti con Occhio Pavese. Commissario Pomponio, buongiorno. Buongiorno a lei. Torna l'appuntamento con Rautunni in Castello. Quest'anno il calendario è ricco di nuovi eventi. Quali sono le caratteristiche principali di questa stagione? Questa stagione si pone un po' nel solco della tradizione, ormai di quella che per certi versi è una tradizione consolidata, culturale di Voghera. Apporta delle significative novità nel programma che si possono condensare nel fatto che, fermo restando il periodo di durata che va dalla metà di settembre al 23 ottobre, si caratterizza per avere al suo interno un evento espositivo particolarmente significativo, che è la mostra fotografica su Voghera, la città che cambia, che vuole essere un po', come dire, il recupero alla memoria della storia della città e anche di quelli che sono i suoi spazi da utilizzare, da impiegare, e quindi si proietta anche a livello propositivo nel futuro. Accanto a questo evento di così particolare importanza, abbiamo cercato, io, la collega Morrone, subcommissario, e i miei fidatissimi collaboratori dell'Ufficio Cultura, la dottoressa Codevilla e il dottor Paoletti in primis, di realizzare una serie di proposte che rispondessero, come dire, a tutte le anime culturali della città. In questo senso, la proposta che è venuta dagli uffici è quella di invitare la cittadinanza e le sue espressioni associative a formulare delle proposte e a inserirsi in un certo qual modo in un programma da fare insieme. Questa forma, come dire, di democrazia partecipativa va in un certo qual modo, di amministrazione partecipata, che soprattutto il dottor Paoletti ha avuto modo di seguire e di coordinare, è un aspetto un po' di novità, ecco, nel panorama generale. Questo ha consentito anche la maggiore responsabilizzazione dei soggetti partecipanti, che in nessun caso ricevono delle forme, tra virgolette, di sostegno economico, se non nella forma che il Comune ha assicurato a tutti, il service, le spese cosiddette spese vive. Quindi siamo riusciti, pur avendo un periodo un po' più ampio rispetto all'anno scorso, nel tempo forse più denso, più che più ampio, più denso di eventi, ad avere delle spese, un budget complessivo ridotto del 10% rispetto allo scorso anno, e quindi un po' ad accontentare tutti coloro che ci hanno fatto richieste, quindi non abbiamo escluso nessuno, siano esse associazioni culturali, soggetti del volontariato, iniziative tradizionali o storiche come quella della mostra micologica, per dire. Ecco, un po' tutti avranno il loro spazio che hanno scelto di portare avanti, ecco, anche le scuole di danza, gli studi scolastici, insomma un po' tutti sono riusciti ad avere il loro spazio. Ora mi auguro che sapranno fare buon uso. Quindi possiamo affermare che questa è anche una vetrina per i giovanissimi? Sì, anche per nuovi soggetti culturali che si propongono per la prima volta. Ci sono, diciamo, soggetti culturali, associazioni che hanno già un loro spazio, una loro, come dire, modo di presentarsi che è già avvenuto in altre circostanze, non soltanto nella analoga manifestazione dello scorso anno. E ci sono gruppi, formazioni che per la prima volta si stanno proponendo su questo palcoscenico. Voi avete, i cittadini, la popolazione ha potuto apprezzare, perché mi consta che lo abbia fatto, che questa modalità che abbiamo utilizzato per la musica in centro che si è tenuta nel periodo estivo
In quel caso la scelta di puntare su gruppi locali di formazione locale e anche di scelta proprio locale è stata particolarmente apprezzata, quindi questo modo di venire incontro alle esigenze del territorio mi sembra che abbia un buon ritorno.